Ciao amici, per chi come me vive in città, ogni giorno c'è un grosso problema da affrontare. Il traffico? Non me ne parlare. Ma il traffico non è l'argomento del video di oggi, è una delle cause. In questo video parliamo di inquinamento, dei 5 peggiori danni per la salute e di come ridurli con un rimedio insolito. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Asma e allergie. L'aumento drastico di asma e allergie è stato collegato all'inquinamento dell'aria, in particolare le polveri sottili causano un perenne stato di infiammazione delle cellule immunitarie di bronchi e polmoni. Lo conferma l'Università degli Studi di Milano. 2. Diabete, Alzheimer. Anche il declino cognitivo e il metabolismo degli zuccheri sono aggravati dallo smog. Secondo le ricerche, sono in aumento i casi di diabete, Alzheimer, demenza proprio nelle città più inquinate. Lo studio è stato presentato al congresso Respira Me, Air Pollution and Our Health di Milano. Prima di vedere il terzo e più grave danno per la salute, come sempre vi ricordo iscrivetevi, attivate le notifiche e abbonatevi al canale per aiutarmi a divulgare lo stile di vita trendy e sano. Nel frattempo in descrizione vi lascio il link al mio sito personale, i miei libri, ebook e playlist con altri video utili. 3. Danni al DNA. Ci sono ormai numerosi studi a conferma: lo smog danneggia il DNA delle persone sane, aumentando il rischio di patologie come infarti, ictus, trombosi, bronchiolite, sia negli adulti che nei bambini. Anzi, proprio per i bambini i rischi sono ancora più alti, come per le donne in gravidanza e i bambini che devono nascere. Gli studi hanno evidenziato che lo sviluppo polmonare nei bambini è rallentato dalle polveri sottili PM2.5. Ma è terribile! Che fare? Ci aiuta la natura, in particolare il verde delle piante dà gli effetti antistress per noi e antismog per l'aria. Ora che vi ho detto il segreto, condividete subito il video, ma non scappate perché sto per dirvi quali piante vanno tenute in casa per ripulire l'aria. Per chi dispone di spazio, come un giardino, è consigliato piantare alberi che proteggono l'aria della casa, ma attenzione a non mettere piante con potenzialità allergizzanti. Dentro casa, invece, le piante amiche dell'aria pura sono il Ficus Benjamin, l'edera, la gerbera e la dracena. Secondo le ricerche, aiutano a depurare l'aria da formaldeide, benzene, xilene, tulene e ammoniaca. In descrizione vi lascio il link a uno studio italiano uscito sullo European Journal of Internal Medicine. Leggetelo e poi andiamo a comprare le piante. Vivi naturale e vivi meglio!